Lorenzo Lucca dell'Udinese Calcio festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di calcio italiano della Serie A, tra US Lecce e Udinese Calcio, a Lecce, Italia, il 13 maggio 2024. La vittoria dell'Udinese contro il Lecce, già salvo, è stata decisiva, con un risultato finale di 2-0. Questa vittoria ha permesso all'Udinese di superare Empoli e Frosinone in classifica, agganciando il Cagliari e temporaneamente uscendo dalla zona retrocessione. I gol, uno per tempo, sono stati segnati da Lorenzo Lucca e Leisar Samardžić, portando la squadra di Fabio Cannavaro a un punto dal terz'ultimo posto. La partita è iniziata con il Lecce che ha mostrato un buon movimento di palla, ma senza riuscire a creare occasioni pericolose contro un Udinese inizialmente più difensiva. Tuttavia, sono stati proprio i friulani a creare la prima occasione significativa, con Samardžić che ha combinato bene con Success sulla destra, ma il suo destro dal limite dell'area è stato deviato di poco fuori porta. A seguire, la squadra di Cannavaro è diventata più pericolosa, e al 36esimo minuto ha trovato il gol del vantaggio. Un preciso cross dalla destra di Paiero ha permesso a Lucca di staccare libero in area e battere Falcone. Con questo gol, l'Udinese si è riorganizzata e ha controllato il gioco fino all'intervallo. Nella seconda metà della partita, il Lecce ha cercato di tornare in partita con alcuni cambi offensivi, ma non è riuscito a trovare la rete del pareggio. Al 73esimo minuto, uno dei nuovi entrati del Lecce ha avuto una buona occasione con un tiro incrociato, ma Okoye è stato reattivo e ha respinto il pallone. Altri tentativi da parte del Lecce non sono stati sufficienti a sorprendere l'Udinese, che ha poi siglato il secondo gol della partita con Samardžić, che ha sfruttato al meglio un'azione confusa in area avversaria. In conclusione, la vittoria dell'Udinese ha portato grande soddisfazione alla squadra e ai tifosi, permettendo alla squadra di rimanere in lizza per evitare la retrocessione. La prestazione di Lorenzo Lucca e Leisar Samardžić è stata determinante per il risultato positivo, e Fabio Cannavaro può essere fiero della sua squadra per l'impegno e la determinazione mostrati in campo.